sta scimmia, c'è la scimmia di là. Comunque ieri sera Ciuschi gli ha dato un insulto nuovo, no? Perché io la chiamo sempre scimmia e diceva che palle, almeno chiamami stronzo una volta, no? Che filmè? No, dice, non mi potrebbe chiamare stronzo almeno una volta? Mi pare che era uno di Fantozzi. No, gli ho detto che ha il naso che puzza di gatto. Offesa! Non ha mangiato tutta la sera. Andata a letto senza cena. Allora, parliamo di cose molto importanti. Ho visto stamattina, tra l'altro siete dei fotografi professionisti come me, dovreste abbonarvi al blog Boston Picture, che fanno vedere sempre delle foto fantastiche. Allora, c'è un posto nel deserto, nel Nevada, vicino a Reno, quindi non era proprio attaccato a Las Vegas, non ci saremmo mai andati, che si chiama Black Rock, dove ogni anno fanno un mega raduno, come una specie di Woodstock con le tende, però nel deserto, quindi non piove, non è che di gente tutta bagnata nel fango, cioè deserto, deserto, tipo Salt Lake City, un'immensa pianura desertica. E poi tutte, cioè, fanno fuochi artificiali, sì, alcuni si vestono tipo Mad Max, postmoderni, postatomici. Tra l'altro c'è un genere, com'è che si dice già, porca puttana? Steam, qualcosa con steam fire, cioè fare oggetti che sembrano postatomici, tipo Mad Max, Waterworld, quel film cacata con Kevin Costner, steampunk si dice, no? Allora, molti erano così, alcuni erano così. Comunque c'è una foto dall'alto che ci sono tutte le tende messe in giro, sembra una specie di base aliena, molto bello, sarebbe da andare assolutamente il prossimo anno. Poi stamattina ho comprato un altro bundle, adesso basta bundle. Vabbè che stasera due palle, devo fare foto a 10 robe per quella lì, le borse, le scarpe. Soldi, eh. Allora, comunque ho preso stamattina un bundle perché uno dei software molto importanti anche per Mac, non solo per PC c'è pieno, però anche per Mac, non perché il Mac si crashi, però gli hard disk sì. È un software di recupero dati in caso, e infatti quelli lì di solito costano sempre $100, perché poi quando ti serve lo devi per forza andare a comprare, ovviamente scaricare, però, o comprarlo, che costa sempre un sacco, $100. Invece c'era sto bundle da $49 classico, Mac Update bundle. Mi pare che il sito sia mupro.com. Allora c'era un software, questo qui, Data Center, che è stato nominato uno dei migliori software di recupero, perché mi ricordo benissimo, non che il Mac si era crashato, ma il classico hard disk di merda, lessi tra l'altro, crashato, perso un sacco di dati, bla bla bla. Ho provato con Disk Warrior, niente. Allora, Disk Warrior ce l'ho, la prossima volta c'ho anche Data Center. Poi c'è un softwareino che si chiama PhotoView, che devo dire mi ha sorpreso, perché praticamente ti fa vedere, Phone View, ti fa vedere tutto quello che c'è sull'iPhone, senza averlo sbloccato, perché pensavo che quelle robe lì si potevano fare solo con gli iPhone sbloccati, invece no. Praticamente ti fa vedere i messaggi, gli SMS, cioè cose che con iTunes non ce la fai, no? Ti fa vedere i voicemail, le chiamate ricevute, la rubrica. Poi puoi, ad esempio, se ti serve una canzone dall'iPhone e non vuoi fare il sync con iTunes, puoi scaricare la canzone dall'iPhone attraverso lì. È molto bello, devo dire. E mi pare che puoi anche inserire roba dentro l'iPhone senza usare iTunes. Ti puoi inserire una musica, però hai sincronizzato l'iPhone sull'altro computer, allora puoi fare quel giochino lì. E quello è molto bello. Costerebbe $19, però era nel bundle. Poi
L'altro che è ancora più bellino, che sicuramente il Benefisher lo vorrà, e si chiama Printopia e serve per abilitare qualsiasi stampante su iPad e iPhone. Quindi puoi stampare dall'iPad all'iPhone, perché AirPrint, che c'ha l'iPhone e l'iPad, è bello, però devi avere la stampante compatibile. Quindi nel 97% dei casi non l'avrai mai, perché deve essere una stampante wireless, non ho capito, insomma. È una funzione bella, però è fatta male. Secondo me Apple doveva fare un sistema già integrato di, come questo Printopia che ho comprato, no? Che era nel bando. Il problema è che a casa non ho, nel Mac Mini non ho settato nessuna stampante, però c'ha delle opzioni, quindi probabilmente puoi praticamente dall'iPhone mandare un PDF sull'hard disk del computer, delle robe, ma non va un cavolo, non mi trova niente. Non so, adesso provo al lavoro che abbiamo le stampanti vere. E quello Mary Fisher sicuramente lo vuole, perché ha comprato un software per iPhone che pensava che facesse quella roba e invece non la faceva, era una stronzata. Era una cacca, ha buttato via $10. E basta. Poi c'ha iStat, che qualcuno me l'aveva chiesto come si chiama quell'applicazione per vedere le statistiche, quanta RAM consumi. Si chiama iStat, che c'è la versione, io avevo la versione gratis, poi dopo ultimamente l'ha messa a pagamento, no? Però la versione gratis che avevo io funziona ancora benissimo. Però già che è lì, allora installiamo quella a pagamento, buonanotte. Io la uso per monitorare la RAM, perché quando apri molte applicazioni, dopo se la RAM ti finisce va a letto. E poi per monitorare l'hard disk, lo spazio, perché anche se c'hai 62 terabyte di spazio, l'hard disk ti finisce sempre. Con quei cavolo di video, ogni video ormai è un gigabyte. Cioè questi qua dell'iPhone che registro sono mezzo gigabyte, uno, all'uno, eh. Fa dire che se ne ho caricati due è un gigabyte. Ah, tra l'altro guardavo, non lo so, forse faccio l'abbonamento al cable TV anch'io, come tutti gli americani, non tanto perché ho proprio, mi sono arreso che voglio avere il cable TV come tutti gli americani, ma perché ho guardato, porca puzzola, costa $69 cable TV con internet, io spendo 71 solo internet. Allora, cioè, adesso c'è sta offertona $69 per tutto l'anno che ti dà internet e la TV. Poi dopo, ovviamente, dopo trascorso l'anno, sicuramente penso che arriverà sui 100, non lo so, 90, boh, 100. Cioè, se anche arriva a $100, cioè $30 in più c'è la TV, che calcolando che io ho l'abbonamento a Netflix, lo stacco e risparmio $10. Poi ogni tanto scarico, cioè secondo me se rimango così risparmio, però per $20 al mese si può anche fare, però bisognerebbe, perché guardate un po' dal sito, non si capisce bene dopo l'anno quanto vai a pagare, perché se dopo vai a pagare il doppio, tipo 120 o 130, allora non conviene per niente, non so. Poi l'altra cosa che non mi piace in cable TV però è che con ITV dopo non ti fa un cavolo, perché da quello che ho capito, non ho la certezza assoluta, però c'è la probabilità che probabilmente ITV può vedere la TV via cavo, però se è criptata, come probabilmente Comcast Digital Cable è criptato. Poi tra l'altro 69, sì, ok, poi c'è, se vuoi HD devi pagare $10 di più, quindi già da 69 già arrivi a 79. E quindi sono già ben $9 in più sulla mia bolletta che è di internet solo. Che $9 è una cifra, una signora cifra, eh! A fine mese ti ho risparmiato 9.000 secche. Vabbè, c'è quello, poi ci sono l'età. Io ho 71, compreso il tasso, invece di là 69, metti l'HD, arrivi già a
79, poi ci schiaffi le tasse, ci facci tutto te, secondo me arriverai come minimo a 90 dollari, anzi, come massimo 80, più di 80, non lo so, 90, direi 85-90. Poi, fra un anno scatta, tac. Infatti, a vedere l'offertona sembra vantaggioso, però poi tutte queste stronzatine che ti fregano. Allora, vaffanculo, ci penserò. Semmai telefono, perché dal sito non si capisce bene. Allora, iStat, bellino, consiglio. Poi ci sono altre, perché ovviamente nel bando ci sono dei software belli e poi ci sono delle stronzate che non serviranno mai, tipo un catalogatore per bibliotecari, utile, si chiama Bookshelf. Poi c'è Mallet, che mai sentito, però sembra bellino come... ah no, a parte il fatto che mi sto confondendo con quell'altro bundle che ho comprato l'altro giorno, no, forse no. Vabbè, è un bullet, è una specie di Word Editor, come Word, come Pages, non brutto, simpatico, però non so, ci guarderò. Allora, vorrei fare una critica, ecco, e Pages, sarà bello tutto quanto, però... Una cosa proprio che odio di Pages è che se uno ha Pages, no? E esporta, cioè salva un documento in Pages e te non hai Pages, non lo puoi aprire. Cioè io pensavo, tanto quanto, vabbè, non so, cioè non apri le funzioni, però Pages dovrebbe essere un documento in testo apribile su Mac normalmente, no? No! Allora, il trucchettino c'è, praticamente prendi il file di Pages, guardi i contenuti dentro al file, e ci sono due file, c'è uno strano e poi c'è, mi pare, un PDF. Il PDF, volendo, puoi fare copia e incolla il testo, però mi sembra proprio una stronzata sto Pages. Cioè siamo peggio che a livello di Microsoft Word, eh? Almeno Microsoft Word pigli anche un DOCX e lo apri con il text edit, ma Pages non lo apre, che non dica niente, eh? E allora, tutto qua. Poi mi sono abbonato per una settimana a The Daily, il giornale di Murdoch, che secondo me uno può anche dire notizie, ce le avevo gratis. Infatti le notizie le puoi avere gratis, però è comodo così. È bello ed è comodo. Però non so se lo faccio, l'ho fatto perché volevo leggerlo sull'aereo, così. Però è bello perché apri, c'è, sfogli il giornale, le notizie del giorno. L'unica cosa che non mi piace è che le notizie di ieri non le puoi più vedere, cioè te le devi leggere tutte oggi. Poi ho fatto una settimana che costa 99 cents, no? Cioè, secondo me, se non ti leggi le notizie del giorno, non te le leggi più. Cioè, se te non apri l'applicazione per una settimana, finito. Non è che dice, secondo me l'abbonamento dovrebbe essere 7 giorni, cioè 7 scaricate del quotidiano, non 7 giorni. Adesso, sinceramente, penso che sia 7 giorni, tipo l'ho fatto ieri, il prossimo lunedì scade, finito. Però sarebbe meglio se fosse 7 giorni, quindi lo apro oggi, lo apro domani, lo apro fra un mese. Non lo so, sinceramente penso la prima opzione. Se è la seconda è meglio. No, è simpatico come applicazione. C'è un articolo che ho letto sulle videocamere RED, che le videocamere RED non sono roba da amatoriali principianti, sono delle videocamere che vengono usate per fare il cinema. Dico solo che The Social Network, Pirati dei Caraibi, sono registrati con questi qua, che non, cioè i cineasti probabilmente, i registi usano ancora oggi le fotocamere, videocamere a film, no? Con la pellicola, cioè proprio antichità. Allora sta Red
che a vederla è abbastanza piccolino, poi dopo ci schiaffi una lente enorme davanti e diventa grossa, però può registrare fino alla risoluzione di 5K. Cioè 5K vuol dire che 5000 pixel di larghezza per, non so, 3000 o 4000, no? 5K è oltre l'HD 1080p ovviamente, no? Ma 5K è la risoluzione da cinema, IMAX. Poi tra l'altro puoi registrare più fotogrammi al secondo, poi puoi registrare, c'è anche una versione di fotocamera che registra due fotogrammi, uno a esposizione normale e uno a sovraesposta, no? Che poi fa una specie di HDR, e loro lo chiamano HDRX. Comunque queste videocamere costano come minimo solo il corpo $30,000 o $50,000, cioè costano un casinissimo, quindi non è una cosa che mi comprerò nel futuro prossimo, magari nel futuro anteriore ci penserò. Comunque Pirati dei Caraibi l'hanno fatto con Max Chanet, perché dicono che ha la qualità proprio da film, pellicola. Addirittura adesso i nuovi modelli hanno la qualità delle vecchie pellicole di una volta, che erano 70 mm, erano così, no? Invece adesso sono 35 mm. Allora, basta, tutto qua. Poi ho visto un altro articolo che c'era, facevano dei video, non so. Allora c'avevano una GoPro, vabbè, un altro articolo che non c'entra niente con questo, però c'avevano, non so, mi ricordo che cavolo di documentario stavano facendo, comunque avevo una GoPro e ce l'ho. Poi per le altre riprese avevo una 7D con un obiettivo occhio di pesce, che l'occhio di pesce, come dicevo una scorsa puntata, volevo riprenderlo, magari la versione FD. Occhio di pesci, dai, quando hai fatto 3 foto ti sei già rotto le palle, no? Vorrei prendere una versione sempliciotta, magari FD, che vuol dire per fotocamere manuali vecchie. Poi devi mettere un adattatore e ti funziona, però quello lì, il Canon 8 12 15, quello nuovo $1,400, un po' troppo, Cioè, se compro quello, dopo il tocchino lo vendo, che ho speso $600. Però non penso. Tocchina è bello, però non è litigarello. È quello che ti frega. Perché io il tocchino 11-16, 2.8, lo uso sempre a 11. Il 16 non lo uso mai. Quindi per me, quello lì della Canon andrebbe benissimo. Che ti fa da occhio di pesce, cioè ti fa l'occhio di pesce così, ma ti fa l'occhio di pesce anche così, convesso e concavo, e poi senza occhio di pesce, che mi pare che sia a 12. Certo, quell'obiettivo lì mi attira di brutto, però $1,400, non mi attira di più niente. Proprio mi, a parte il fatto che non è ancora, è in vendita, però non è ancora proprio ufficialmente lanciato, secondo me, mi pare che ci sia ancora il pre-order. Magari se scendesse un po' di prezzo, tipo $999, certo che non è $199, ti compri un iMac, non vorrei dire, costano sti pezzi di vetro, che poi le lenti Canon le fanno dai diamanti, prendono i diamanti, li fondono, qualità perfetta. Le lenti Nikon praticamente prendono la sabbia della spiaggia, la fondono e fanno il vetro. Poi vabbè, lo puliscono così. Ma dai, prenderanno la sabbia che c'è a Riccione per fare le lenti. Invece Canon costano, le fanno dei diamanti puri. Ma tra l'altro mi ricordo che ho visto un documentario che probabilmente ci sono delle miniere dove vanno sotto e tiro le lenti Canon, praticamente sono sotto la superficie da crosta terrestre, le tirano fuori perfette. Invece la Nikon le fanno col vetro, nel forno, le girano. C'erano tipo dei forni per la pizza, mettono dentro il silicato, insomma. Il silicio. Allora, vedo tutti!